e siamo in quel di Faggiano per la festa della vendemmia giunta all'ottava edizione, una iniziativa per la quale davvero si è spesa tanto l'Associazione per le Tradizioni Popolari di Faggiano, e siamo appunto con il suo presidente, il dottor Angelo Zanzanella. Allora, presidente, presentiamo questa 2 giorni, 1-2 settembre. Sì, sono 2 giorni con un programma ricco di eventi legati a qual è la nostra attività agricola principale, che è l'uva, quindi siamo in periodo di piena vendemmia e non per caso abbiamo ideato 8 anni fa questa festa, perché alla fine la vendemmia vuole essere un momento anche di gioia dopo le fatiche quotidiane. Sarà concentrato l'1 settembre su eventi prettamente musicali, con l'apertura con un percorso di degustazione vino con le principali. Abbiamo visto lungo le strade, lungo il corso, le varie postazioni. Sì, ci sono postazioni con diverse cantine, diciamo, dell'Interland della provincia di Taranto, che hanno voluto partecipare a questo evento, che tende in qualche modo a valorizzare ancora di più qual è la nostra attività agricola principale, che sono le uve, quindi parliamo di vino, e in qualche modo invogliare le nuove generazioni ad intraprendere queste attività che in qualche modo negli ultimi anni andavano un po' scomparendo, ma che si sono riproposte egregiamente in questi ultimi periodi. E infatti proprio il 2 settembre avremo il clou della festa, dove ci sarà la dimostrazione di questa spremitura con la pigiatura delle uve come avveniva una volta, ed sarà fatto proprio dai bambini. Saranno i bambini di tutta la provincia di Taranto, in qualche modo in particolare dell'oratorio della parrocchia di San Crispieri, che ogni anno vuole partecipare attivamente a questo evento. E avremo anche, ci sono dei vicoli legati all'arte, ci sono associazioni come l'associazione L'Impronte Arte e Fantasia, che hanno voluto aderire all'evento e con i propri artisti, pittori, stanno in qualche modo riempendo, diciamo, gli spazi di questi vicoli. Quindi festa della vendemmia significa anche arte, cultura e spettacolo.